Parliamo anche di contornoli della partita, insomma, uno dei migliori in campo oggi. Tu sei anche andato vicinissimo a fare il gol della vittoria. Sì, è stata un'occasione molto importante dove sicuramente dovevo sfruttarla facendo gol, ma sono arrivato forse un pelo in ritardo e l'ho presa con la nuca e è andata alta. Per quel che riguarda la partita, invece, è un match molto equilibrato. Insomma, peccato perché, insomma, passando in vantaggio, magari si metteva tatticamente meglio per il Pergo. Sì, un peccato perché eravamo in vantaggio e secondo me dovevamo chiudere la partita sull'1-0. Però ci va bene anche un punto e adesso dobbiamo andare a Padova a strappare dei punti. Che partita sarà, Padova? Sarà una partita molto difficile perché sicuramente loro sono una grande squadra che all'inizio del campionato è stata costruita per lottare per vincere il campionato, quindi sarà una bella partita. Adesso arriva il periodo clou praticamente del campionato, dopo Padova anche un altro match molto importante. Il Pergo, secondo te, come ci arriva a questa fase di campionato? Adesso ci sono queste ultime 5 partite, che sono tutte partite importanti per salvarsi, e secondo me noi arriviamo molto carichi, anche perché dobbiamo salvarci e le affronteremo tutte nel miglior dei modi. Psicologicamente come sta la squadra? Siete pronti, insomma? Sì, psicologicamente la squadra sta bene, anche fisicamente siamo pronti per queste ultime 5 partite.